Sono venuto a Pietrasanta perché dopo studiare nel mio paese, in Colombia, ho cominciato a studiare a Firenze e dopo essere a Firenze sono venuto a Pietrasanta che mi hanno detto tutti i professori che dovevo imparare il marmo. Da 17 anni che sono qua. Ora ho fatto la mostra in Piazza Duomo e la Chiesa Sant'Agostino che è stata inaugurata il sabato scorso, 5 ottobre, la mostra è stata molto visitata nella inaugurazione con personaggi come l'ambasciatore di Colombia nel Vaticano, l'ambasciata di Colombia in Roma, anche sono venuti galleristi con i collezionisti, sono venuti tanti colombiani che stanno sempre con le gallerie con il tema dell'arte. È stata una bella giornata, una bella inaugurazione con tanta gente. Sono molto contento di questo. Alla mostra sono venuti i giornalisti e la TV colombiana perché da tanti anni che ho fatto tante mostre in Colombia, anche in Sud America, nei musei di Ecuador, Perù, anche Messico. Allora c'è qualcosa, c'è una storia con l'opera di Gustavo Vélez e anche con le opere monumentali che sono adesso in alcuni di questi musei come collezione. E anche ci sono tante opere in Colombia, dentro Colombia, con tutti i musei che hanno fatto delle mostre mie. Sì, ora si parla tanto in Colombia di Gustavo Vélez perché c'è un artista nuovo che sta facendo delle mostre importanti nel mondo. Da 4 anni fa ho cominciato per esempio una mostra itinerante per musei di Sud America che adesso è stata fermata da 2 anni fa per questo progetto di Pietrasanta che ho dovuto cominciare a lavorare da 2 anni fa, dal 2010, stavo preparando la mostra qui a Pietrasanta. Per questa ragione in Colombia si parla del giovane colombiano che sta facendo delle cose grandi. Va bene, allora questo è un bel progetto. Sì, c'è nelle mie opere. Sempre ho un lavoro che voglio trasmettere alle persone, che è la libertà. C'è quelle linee che vanno sempre all'infinito, linee tranquille, che è quello con cui sono nato. Sono nato anche a un paese piccolo come Pietrasanta, e allora ci sono delle cose che voglio portare come esperienza con le mie sculture. Da quando sono arrivato a Pietrasanta, ho visto che è un paese, una città molto importante per fare una mostra. E adesso, da quando sono arrivato, ho avuto in mente, penso che non è solo la preparazione 2 anni, 3 anni prima di fare questa mostra, è stata in mente da quando sono arrivato. E conoscere gli artigiani, i posti dove si lavorano, le opere di tanti artisti del mondo, ho imparato da quando sono arrivato qua. Allora ho cominciato a lavorare con ogni fonderia, con ogni laboratorio di marmo e per questa mostra sono stato infatti con 3 laboratori di marmo importanti qui a Pietrasanta dove ho preparato parte delle opere in marmo. Anche con le fonderie, con alcune fonderie che sono qui a Pietrasanta. È un progetto che è stato realizzato da 3 anni fa e tutte le opere sono state fatte solo per la mostra. Alcune delle opere sono in acciaio, materiali che lavoro anche in Colombia. Ho portato alcune di queste opere da Colombia. I materiali sono bronzo, acciaio e marmo. E ogni materiale che lavoro scelgo secondo il disegno che ho delle opere, penso che alcuni vanno meglio secondo l'opera. Ci sono delle opere che sono finite a specchio, che
con le opere mie che sono così moderne vanno molto bene, ma c'è il marmo che lo finisco dipendendo della opera, come viene alla fine, se le finiture sono al gradino, sono con l'esmerillo, dipende di come viene il disegno dal comincio. Preferisco di più il marmo perché per questo mi sono innamorato di Pietrasanta, perché il marmo per me è il materiale più bello che si può fare nella scultura. Il marmo per me è un materiale molto nobile, da quando si conosce veramente ogni cava, ogni materiale, si fa di una maniera più piacevole. Penso che il marmo è il più bello per lavorare. L'acciaio e il bronzo sono materiali che si fanno di un'altra maniera, che hanno tanti processi, che si possono anche fare le modifiche. Questo, il marmo è unico. Sempre con la scultura ho cercato di trovare in tutti i posti del mondo qualcosa che sia con la scultura o con l'arte in generale. Per questo sempre sono in giro con le gallerie che lavoro, che mi portano alle fiere o delle opere in Giappone, in Corea. Sono andato a Corea a fare le opere che ho in spazio pubblico, anche in Giappone. In Shanghai sono stato da tanti anni nelle fiere che mi portano sempre i galleristi con cui lavoro adesso, che sono galleristi di Bogotà in Colombia, galleristi di Houston negli Stati Uniti, di Panama e anche la galleria con cui lavoro a Tokyo. Sì, da quando sono arrivato a Pietrasanta ho conosciuto tanti lavoratori di marmo, anche le fonderie. Ho scelto di lavorare con alcuni lavoratori diversi, ognuno con diverse opere, perché mi sentivo bene, sono tutti amici, e volevo essere in un posto diverso ogni tanto. Finiva un'opera di marmo a un laboratorio, andavo a un altro, erano esperienze molto belle mentre stavo lavorando in questo progetto della mostra qui a Pietrasanta. E anche le fonderie, con tutti, è una famiglia, perché in ogni fonderia trovo qualcosa diversa, con tutti si lavorano le cose di un'altra maniera. Va bene, lo stesso lavoro, ma ognuno ha qualcosa da imparare. Allora, per questo ho scelto lavorare in tanti posti, perché è come una famiglia, ripeto, è una famiglia che mi fa piacere lavorare in tutti i posti, imparare da ognuno. Finendo la mostra di Pietrasanta, per il prossimo anno ho alcuni progetti con le galleristi che vanno sempre alle fiere. C'è la galleria di Bogotà in Colombia che mi porta sempre alla fiera di Shanghai, anche la di Corea. E con gli altri galleristi, o per esempio a Stati Uniti, ho una mostra personale a Houston nella galleria Art from the World. Anche c'è per ora a gennaio andranno alcuni di questi pezzi che sono in piazza, vanno alla fiera Art Basel di Singapore. Sono l'artista invitato per avere le opere monumentali davanti alla fiera. Anche in Colombia ho alcuni progetti. È un po'... mi faceva ridere tanto quando arrivavo a ogni studio del laboratorio di marmo, perché sempre era in giro in bicicletta da un posto all'altro, qualcuno in posto era un po' lontano, ma sempre che arrivavo a ogni laboratorio tutti mi chiamavano: è il colombiano, arriva il colombiano, come se fosse l'arrivo del giro in Italia in bicicletta, perché sempre mi dicevano: ma come fai per andare a Corcetta due volte al giorno, vai dopo da Franco Cervetti per l'Aurelia, fai un giro per tutta la Pietrasanta e sempre al lavoro. Mi piaceva di più andare in bicicletta, perché facevo anche prima che nella macchina.
Conosceva le stradine piccole, mi piaceva andare anche dentro gli olivetti. Allora era bello quando arrivavo a ogni posto, ecco il colombiano, arriva il colombiano. Questo è bello, sì. Questa opera che vedete qua è stata fatta 14 anni fa qui a Pietrasanta, quando cominciavo a fare delle prime opere astratte. Prima era tanto figurativo e quest'opera l'ho fatto da 50 centimetri in marmo, piccola, e finora penso che delle mie meglio opere che ho fatto. Per questo ho scelto fare questa opera 5 volte quella che ho fatto nell'anno 98. Ora è qui in piazza, in centro.